tutti hanno potuto e sono stati costretti a capire che gli usi civici sono un tema molto grave e che può portare a scontri giudiziari, politici, perfino elettorali. E il tema è molto complesso anche sotto un aspetto economico, sociale, e anche e quello che sta succedendo a Civitavecchia è un esempio clamoroso. Quindi penso che il CDA di un ente che gestisce il demanio di una città importante come Civitavecchia dovrebbe gestirlo con competenza e grande senso di responsabilità, e invece vengono lanciate iniziative che direi, che chiamerei incendiarie, applicando procedure anomale, proponendo ricostruzioni non confermate dai documenti, perfino rilasciando dei certificati di uso civico che allo stato dei fatti risultano falsi. E di fatto vengono paralizzate le attività immobiliari e anche la gestione libera del patrimonio di ogni cittadino. Oggi a Civitavecchia ne stiamo vedendo e sentendo delle belle. Tutte le amministrazioni, agraria, comune e regione, hanno avviato iter amministrativi improvvisati e irrituali che hanno portato a evidenti contraddizioni che sono sotto gli occhi di tutti. A mio parere, per come è la situazione, sì, a questo punto è inutile sovrapporsi con cartografie, abbiamo quella del comune, abbiamo la mia ancora in vigore, abbiamo quella Monaci, non possiamo, dobbiamo attendere l'esito ufficiale, perché il contenzioso è ancora delegato al commissario e non è soltanto l'amministrativo, può essere gestito dalla Regione Lazio. Ci tengo a sottolineare che tra consulenti, cause e spese varie, l'agraria sta utilizzando il denaro che recentemente i cittadini hanno versato per sanare le loro posizioni tramite consolidamenti, liquidazioni, conciliazioni, e l'agraria sta rischiando anche di intaccare un patrimonio vincolato che consiste in 3 milioni di euro, senza contare che tutti gli introiti dell'agraria, proprio tutti, debbono essere vincolati ed eventualmente utilizzati per legge solo per migliorie al demanio civico. Un'ultima considerazione e poi concludo. Il CDA dell'agraria viene eletto da un migliaio di soci, ma le sue decisioni coinvolgono il destino di 50.000 abitanti di Civitavecchia.